Buongiorno, allora mettiamoci comodi, Ale. Boh, si vede in controluce. Mo', ciao, via, siamo così. Allora, è finita la sfida del vlog ogni giorno, un video tutti i giorni per 2 settimane, per 14 giorni. Bene, questa sfida è finita. Oggi è domenica 31 di gennaio e abbiamo finito. Allora, com'è andata? Beh, io direi che è andata veramente bene. Insomma, il problema più grosso è il sabato e la domenica, che bisogna stare a casa, che non si poteva uscire, perché noi siamo in una zona in cui non possiamo uscire dal comune, più fuori piove, fa freddo e non si può fare nulla, e quindi non riesco a creare contenuti divertenti e contenuti interessanti. E, detto questo, penso di portarlo avanti, questa cosa del vlog. Ovviamente, molto probabilmente farò come fanno altri YouTube, che mettono più giorni insieme in modo da rendere i video un po' più interessanti. E poi un'altra cosa importante: da domani noi entriamo in zona gialla. Ciò significa che io posso iniziare a girare in tutta la regione, però l'importante è che posso un po' girare attorno al mio territorio e ci danno un pochettino di libertà, perché almeno riesco ad andare un pochettino in giro, riesco a fare un po' svagare le bambine, mi svago un po' anch'io, perché ormai non ne possiamo più. Bene, il materiale, quello che ho ordinato sul sito, quello dei pezzi di rivenditore, di pezzi di ricambio dei camper, ancora non è arrivato. Avevo detto che aveva chiamato, che mi dovevano far, cioè che dovevano spedire il pacco, però evidentemente non ce l'hanno fatta a spedirlo in tempo, e spero che mi arrivi lunedì o al massimo martedì, così anche quel fatto della finestra sono a posto e non devo più fare nulla. Così mi arrivano l'oscurante, ho preso, e la zanzariera nuova, perché li ho comprati nuovi, perché se io andavo a fare la zanzariera nuova e dopo mi servivano tutta la, come si potrebbe dire, la ferramenta, questi bagagli qui, ok, questi qui mi servivano nuovi, poi mi serviva la molla nuova. Quindi ora che uno cambia questi attacchi qui da fare su e giù, ora che vai a prendere la retina nuova in ferramenta, ora che cambi le molle che sono dentro dei rulli, e fatto tutto, questi qui costano 10 euro, la molla costa 30 euro, quindi ci voleva la molla sopra, l'oscurante era da cambiare, quindi l'ho dovuto comprare nuovo lo stesso, e la rete con pochi euro la fai, però sono 10 e la cosa 30, sono già 40 euro solo di quella roba lì. La zanzariera completa te la vendono a 38 euro, fai prima a comprare la zanzariera nuova, che te la danno già con i rulli, zanzariera e tutti questi bagaggi fatti, già montati, te ti basta solo montarla, è già finita. Quindi anche lì dipende dalle condizioni del camper. Certo che se questi qui sono nuovi e le molle sono buone, allora sì che conviene andare in ferramenta e comprare solo la rete, cambiare solo la rete, però deve esserci tutto il resto buono. Nel mio caso, che con gli anni si era rotto, non teneva più, iniziava a non andare, come qui che iniziano le molle a essere vecchie, non tenere più, perché tanto con gli anni succede questo, allora conviene, nel momento in cui si cambia, almeno adesso, conviene comprare tutto nuovo. Comprare, cioè, proprio la zanzariera già apposta, nuova, già fatta. E così hai tutto nuovo e buonanotte. Poi magari tra un anno, se si rompe la rete, allora vai in ferramenta e compri la rete. Adesso ci godiamo un attimino il camper. Sono
sono andato a prendere una seconda bombola dei servizi, così ce l'ho anche quella lì, in modo che se finisco la bombola l'ho già l'altra anche pronta, perché è un po' che ce l'ho quella lì e è un po' che la sto usando e non so quanto gas mi è rimasto, devo andarlo a controllare. Poi vi faccio vedere un trucco per controllare esattamente quanto gas c'è d'inverno senza spendere un euro, senza comprare niente, senza smontare niente. Dovrebbe essere un bel trucco questo qui, insomma, dopo ve lo faccio vedere. Una cosa importante, quando ordinate gli oscuranti e le zanzariere nuove, loro contano da parte esterna del telaio a parte esterna, cioè il foro della lamiera. Ok? Quanto è grande questo foro qui? Che doveva montata la finestra. Quindi voi, una volta che smontate la finestra, non dovete misurare qua dentro la grandezza della finestra e neanche la lunghezza qui del rullo, dov'è che corre il rullo. Ma voi dovete misurare proprio dal bordo qui esterno, da questa parte di bordo qui esterna, a questa parte qua esterna. Ok? La massima larghezza della finestra da bordo a bordo. 12 e 5. Dopo che ho tenuto le luci accese, la musica, ho ricaricato il cellulare, due cellulari, quindi va da Dio. In più, oggi pioveva, quindi era anche giornata nuvolosa. Batteria nuova, funziona alla grande. Ah, c'era anche la ventola del riscaldamento a palla, quindi perfetto. 12 e 5. Però diciamo che una serata in tranquillità fuori con la famiglia si fa tranquilli tranquilli, caricando due cellulari, luci accese, robe varie. E poi bisognerà valutare se il pannello fotovoltaico nelle giornate nuvolose riesce a caricare tanto quanto consumiamo noi. Cioè se noi alla sera consumiamo, ipotesi, 20 A, lui durante il giorno deve riuscire a ricaricare la batteria di quei 20 A. Se questo avviene, praticamente noi siamo a posto, non abbiamo mai bisogno di corrente. Se invece lui carica 10 A e noi ne consumiamo 20, prima o poi la batteria si scarica. Soprattutto la mia, che è una batteria piccola da 80 A, e considerando che le batterie bisogna scaricarle per non rovinarle, per far sì che durano moltissimo negli anni. Al massimo del 30%, si può arrivare anche a un 50%, ma una volta ogni tanto. Quindi su 80 A non si può arrivare sotto i 40 A, ok? Se no si rovina. Io però quello degli ampere non ce li ho, il voltaggio è 11,5 più o meno. Quando arriviamo a 11,5, 11,3, poi bisogna stoppare tutto perché sennò rischiamo di andare a rovinare la batteria. Adesso appunto è 12 e mezzo, quindi perfetto. Bene, vi insegno un trucco. Vedete qua giù in fondo c'è una riga di condensa. Non so se si nota più di tanto nel video. Quella riga lì di condensa vi dice che il gas arriva esattamente lì. Viene fuori quando è freddo e dopo un po' che si utilizza. Vedete qua sotto? Qui c'è una riga di condensa. Ok, quello è il livello del gas. Vedete che si strisce la mano, va via. Quella riga là sotto, lì. Ecco. Il gas arriva lì. Qua si vede meglio.